Benvenuti a Philcam News. Iniziamo con il judo. Si è conclusa a Mersin la 17ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Due secondi posti con Valentina Moscat nei 48 kg e Martina Lo Giudice nei 57, ed un terzo posto con Fabio Basile nei 60 kg. Valentina Moscat ha superato Liliana Savanovic, Sabrina Saidi ed in finale è stata sconfitta da Ebru Sahin. Ecco il suo commento. No, ero partita all'inizio dell'anno bene, poi ho avuto un calo, adesso finalmente è arrivata un'altra medaglietta. Fa sempre piacere comunque ricevere, cioè fare una medaglia. Un po' con l'amaro in bocca, è finito, ho sbagliato proprio il primo minuto e poi dopo non sono riuscita più a recuperare. Era un avversario che avevo già incontrato, però è andata così. In questo momento penso di essere vicino a Elio, che è un mio compagno di squadra che si è fatto male, perciò penso più a lui in questo momento. Mi dispiace un sacco per Elio. Martina Lo Giudice ha vinto con Arta Merturi e Fatima Zahra Itali, mentre in finale ha perso contro Vlora Bedeti. Ascoltiamola. Ho fatto dei belli incontri prima della finale, purtroppo in finale non sono riuscita ad entrare bene nel suo battimento e non me la sono giocata bene, per questo mi resta un po' di amaro in bocca. Per me sono le prime gare con la squadra senior e sono tutti incontri per me importanti per fare esperienza e man mano che si va avanti si migliora. Fabio Basile è stato sconfitto da Ahmet Sain Kaba, ha vinto nei recuperi con Mattia Trbovk e per il terzo posto con Lee Saker. Sentiamolo. Ho potuto fare meglio perché penso che tra i tre incontri che ho fatto oggi ho perso dal più scarso dei tre, quindi la finale era, cioè questa Algerina era veramente forte, ho fatto anche un paio di bei risultati già nei Grand Prix, era proprio forte e gli ultimi 5 secondi ho creduto in me stesso, ho pensato a tutti i sacrifici che avevo fatto e lo sentivo mio, diciamo, e a 3 secondi alla fine gli ho fatto uno yuko di Soyo Uchi ad essa che non ho mai fatto tutta la mia vita. La seconda giornata delle gare ha visto salire sul podio Walter Facente, argento nei 90 kg, Enrico Parlati e Massimiliano Carollo per il bronzo rispettivamente nei 73 e 81 kg, mentre Edwidge Gwen nei 63 kg e Jennifer Pizzanti nei 70 kg si sono classificate al quinto posto. Ancora 2 medaglie per la squadra azzurra nel terzo giorno, con l'argento di Assunta Galeone nei 78 kg e il bronzo di Vincenzo D'Arco nei 100 kg. Per l'Italia i Giochi del Mediterraneo si chiudono quindi con 8 medaglie, 4 d'argento e altrettante di bronzo. Oltre 450 atleti da 40 nazioni si sono confrontati a Tallinn in occasione dei campionati europei cadetti. L'Italia, guidata da Nicola Moraci, Laura Di Toma e Sandro Piccirillo, è stata rappresentata da 18 atleti. Questi risultati: oro per Angelo Pantano nei 50 kg ed Elios Manzi nei 55, bronzo nei 63 kg per Chiara Carminucci e per Eleonora Geri nei 70 kg. Con 2 primi e 2 terzi posti l'Italia è quarta nel medagliere, preceduta da Russia, Francia ed Azerbaijan. Passiamo ora alla lotta. Si sono conclusi a Bari i campionati europei cadetti, che purtroppo non hanno regalato emozioni all'Italia. Nessuna medaglia infatti è stata conquistata dalla squadra azzurra. A Mersin, in Turchia, si stanno svolgendo i Giochi del Mediterraneo. Ottimo esordio per la greco-romana, con i bronzi di Rocco Daniele Ficara nei 120 kg e Federico Manea nei 55. Anche Daigoro Timoncini porta a casa la medaglia di bronzo nei 96 kg, battendo nella finalina il greco Kesidis. Grande prestazione delle azzurre, Silvia Felice ha conquistato la medaglia d'oro nei 48 kg, mentre Maria Diana ha messo al collo l'argento nei 63. Felice ha superato nelle eliminatorie la tunisina Medzien e la turca Sezer, per poi battere in finale la francese Julie Sabaty. Diana è stata superata solo in finale dalla turca Elif Jal Yesilmark. Nello stile libero, medaglia di bronzo per Carmelo Lumia negli 84 kg e 5º posto per Angelo Costa nei 66. Karate. Si è concluso l'ultimo campionato italiano prima della pausa estiva. A gareggiare sabato e domenica sono stati i ragazzi e le ragazze del kata delle classi esordienti B e cadetti. Per i cadetti, la classifica maschile ha visto al 1º posto Stea Samuel, al 2º Gallo Gianluca, al 3º Grande Francesco e Ciafrei Federico. Per la classifica femminile, 1ª Donofrio Terrianna, 2ª Reale Francesca, 3ª Sassano Silvia e Olivi Giulia. Nella categoria esordienti B, classe maschile, 1º Zezza Enzo, 2º Zaccone Francesco, 3ª Panagia Giuseppe e Bordino Fabio. La classifica femminile vede invece 1ª Rossi Federica, 2ª Mangiacapra Alessandra e 3ª Paoletti Ilaria e Legnani Ginevra. Vediamo ora i prossimi appuntamenti.
Venerdì 28 e sabato 29 ai Giochi del Mediterraneo sarà la volta del karate. Sabato 29 e domenica 30 si affronteranno a Loano esordienti e cadetti del judo in occasione dell'International Loano Cup. Appuntamento la prossima settimana con Filcam News.